Scusate, ci riprendiamo il filo del discorso. D'altra parte, ormai siamo abituati a queste difficoltà nelle nostre trasmissioni anche della distanza, didattica a distanza, ogni tanto succede. Stavo accennandovi alla verità di Maria Immacolata e vi avevo sottolineato anche che questo dogma viene proclamato in un anno molto tribolato per l'Italia e in particolare per Torino. È un anno in cui è scoppiato il colera. Sembra quasi un po' la nostra stessa esperienza di questi mesi. E soprattutto nella città di Torino ci sono ben 3.000 morti. Don Bosco attiva ovviamente i suoi ragazzi a dare una mano nel lazzareto di Torino e anche nelle famiglie, a rendersi presenti in questo momento di difficoltà. Il colera, l'epidemia, dura da luglio fino a ottobre. Alla fine di ottobre, coincidenza, arriva a Valdocco, il nome è un programma, Valle delle Oche, quindi una zona di periferia della città, allora adesso è centro città quasi in Torino. Arriva un ragazzo accompagnato dal papà, Domenico Savio. Arriva con tutto il bagaglio dei suoi propositi della prima comunione. Questo ragazzo aveva 12 anni, a 9 anni aveva fatto la comunione e aveva emesso alcuni propositi che gli potevano essere utili per la sua vita. Il più robusto, consistente e anche scandaloso per certi aspetti, la morte ma non peccati. I miei amici saranno Gesù e Maria, e poi mi accosterò frequentemente alla comunione e alla confessione. Questi propositi, anni dopo, colpirono una ragazza che aveva l'età di Domenico Savio, siamo nel 1933, aveva 9 anni questa ragazza, e guardando la copertina del Bollettino Salesiano, che riprendeva il volto di Domenico Savio con sotto la morte ma non peccati, rimase coinvolta, colpita da questo proposito così deciso di un suo coetaneo. Ovviamente prodotto questo proposito più di 80 anni dopo. In ogni caso lo fa suo, ritaglia la copertina del Bollettino Salesiano. Questa rivista che ancora oggi c'è, entrando nella nostra portineria, trovate ogni mese il numero del Bollettino Salesiano. Don Bosco aveva iniziato questa pubblicazione nel 1872. Questa ragazza trova il bollettino, lo ritaglia e lo appende nella sua camera. Quasi motto della sua vita. Questa ragazza si chiamava Teresa Bracco, una ragazza figlia di una famiglia contadina, una famiglia molto semplice, abitava a Santa Giulia, in provincia di Savona, ma al confine con le Langhe piemontesi, in quella zona di territorio in altura, a 1.000 metri d'altezza, una famiglia di 7 figli. Teresa era la seconda di questi 7 figli. Era il periodo della guerra. Nella guerra siamo nel 1944 e purtroppo c'è un rastrellamento dei tedeschi. I tedeschi arrivano anche in questo paesino in altura e la gente presumeva che arrivassero e indubbiamente si era nascosta in una forra, una specie di caverna, di buco nel terreno, però nel rastrellamento i tedeschi scoprono tutti gli abitanti che erano rifugiati. Scelgono 3 ragazze, tra questi Teresa. Teresa era una ragazza semplice, discreta, seria, una ragazza che aveva sempre avuto attenzione ai bisogni degli altri. Una ragazza di grande fede, fede vissuta. E il giorno del rastrellamento, quel giorno, era andata in chiesa e
e con una sua amica uscendo di chiesa, lei aveva detto all'amica: anche se oggi mi ammazzeranno, io sono serena perché ho ricevuto Gesù Eucaristia. E ancora alla sua amica aveva detto: non accetterò che violino la mia purezza e sono disposta a dare la vita e morire. E indubbiamente queste tre ragazze più giovani del paese, furono prese, portate nel bosco. Due si concessero ai tedeschi e gli fu risparmiata la vita. Teresa non accettò, si divincolò. Cercò di fuggire, la presero, la strozzarono, con un colpo di pistola la uccisero. E fu ritrovata dopo 2 giorni. Questa ragazza scosse tutto il suo paese con la sua morte e indubbiamente subito dopo incominciò il paese a invocarla, quasi a venerarla, quasi a chiedere la sua protezione, questa ragazza che si era dimostrata una ragazza coraggiosa, ma anche una ragazza che aveva vissuto intensamente la sua vita umana e cristiana. Aveva 20 anni. Cesare Pavese, in una sua poesia, aveva scritto, queste parole: è come un mattino. Nei suoi occhi si scorge una luce straordinaria, una luce che è forte e poi continua ancora, è una luce di cielo. In effetti, Teresa si è guadagnata certamente il cielo, con questa morte così violenta, perché ha voluto dare coerenza alla sua condotta, una coerenza senza compromessi. Una ragazza che ha donato la sua vita e soprattutto l'ha donata sacrificando la sua vita pur di non tradire un valore nel quale credeva, ovviamente il valore della castità, perché era convinta che questo valore desse senso alla sua esistenza. Ecco, venendo a noi oggi, i nostri ragazzi, questa generazione Z di cui si parla tanto, generazione che sono figli del tablet, dello smart, una generazione che indubbiamente vive a contatto con la tecnologia, una generazione che indubbiamente è condizionata anche da quello che è lo stile dell'uso di questi strumenti, cioè la velocità, meno accuratezza e tanta rapidità. Questa generazione che ha un attaccamento protettivo alla famiglia perché lo sente come un porto sicuro. Ragazzi che hanno una buona personalità. Ragazzi anche che vogliono costruire il loro futuro, ragazzi che hanno anche un senso di altruismo, questi nostri ragazzi di oggi, vogliono difendere i diritti, difendere l'ambiente, sensibilità, ecologica, sono ragazzi che, hanno dei valori e vogliono essere protagonisti di quello che è la loro crescita. Sono ragazzi che in famiglia discutono anche, certamente. Abbiamo partecipato con 3 dei nostri ragazzi adolescenti del liceo a una trasmissione di TV 2000 ed è stata chiesta a questi ragazzi come sono le relazioni in famiglia. Mi ha colpito una di queste nostre ragazze che ha detto: ci sono delle discussioni. E per come ci si veste, gli orari di uscita e di entrata, quelle che sono le scelte che quotidianamente si fanno, la scelta anche degli amici. Però questa ragazza ha detto:
tutte le discussioni poi si ricompongono in quello che è la celebrazione della messa domenicale. Mi piace questa sottolineatura. E vedere come certamente ci sono discussioni in famiglia. D'altra parte i ragazzi mordono il freno, sono adolescenti. È bella la parola adolescente, adolesco, adolescence, che vuol dire colui che sta crescendo e quindi non è ancora adulto, l'adulto è già cresciuto. Ecco, questi nostri ragazzi che sono adolescenti mordono il freno perché vogliono anche crescere, quindi si misurano con l'adulto ed è bello quello che è talvolta anche il conflitto che c'è, ci può essere la discussione in casa, ma anche questa fa crescere. Ecco, mi chiedo a questi ragazzi, a questa generazione, cosa possono dire le parole immacolata, purezza, castità? Sono parole che li trovano indifferenti, impensabili per la loro sensibilità, o sono parole che possono essere dei riferimenti significativi per loro? Oggi il messaggero lancerà una notizia che poi può diventare un impegno per i nostri ragazzi, soprattutto del liceo. È un concorso a tema. Che cosa è importante per te? Ecco, seguendo la linea del tema di oggi, che cosa è importante per te? Credo che tra le cose importanti ci possono essere anche questi valori che ho già sottolineato. D'altra parte, nel Vangelo c'è una battuta del Signore: beati i puri di cuore. Il cuore puro è un cuore che non è ottenebrato da desideri meschini. È un cuore che non è oscurato da paure ingombranti. Il cuore puro è un cuore che stringe mani, che abbraccia volti e lo fa senza possedere. Lo fa con quella libertà di cuore che rende libero l'altro. Il cuore puro è un cuore che sa donare quello che è senza tornaconti, senza interesse. Il cuore puro è un cuore che è rispettoso. Ecco, il cuore, perché beati i puri di cuore, perché il cuore è il centro della persona. Quello che è il nostro cuore siamo noi come persone. Quanto è importante allora avere un cuore limpido nelle nostre relazioni e gestire quelle che sono le emozioni, quelli che sono gli impulsi, le scelte, per impedire che certe emozioni, certi impulsi induriscano il cuore. Un cuore indurito non ha più il senso del tu e quindi vive imbozzolato in un io che cerca solo il suo interesse, il suo piacere e non si cura dell'altro. Ecco, in questa dimensione mi sembra bella la sottolineatura della parola immacolata. Questa ragazza palestinese che dà il suo cuore, la sua vita al Signore con un sì, perché quel sì possa essere dono per la vita di qualcun altro, che sarà Gesù. E allora comprendiamo quanto è importante la formazione del cuore. È importante per noi adulti, per voi genitori. Noi accanto ai nostri studenti, ai nostri ragazzi, ai vostri figli, voi, ecco, dovremmo cercare di dimostrare sempre quel cuore che non ha grettezze. Ma è un cuore sempre disponibile a darsi e a donarsi per i bisogni degli altri, perché i nostri figli imparano da quello che vedono. E soprattutto credo che educare i nostri ragazzi alla donazione, al sapersi donare, è il modo più bello per formare un cuore puro. Lo voglio dire con una battuta: il cristianesimo è
comunicare vita nell'amore, non è praticare una dottrina. Ecco, in quest'ottica i nostri ragazzi, più che di tante parole, hanno bisogno di vedere negli adulti che ci sono dei valori, che è possibile vivere e questi valori ti riempiono la vita, ti rendono felice. Perché è proprio vero che chi si sa donare ovviamente scopre quello che è il senso della vita e soprattutto scopre di essere felice. Me l'ha confermato qualche tempo fa in una telefonata una nostra ragazza che è già al terzo anno di università che mi diceva: io ho scoperto il senso della mia vita e anche la gioia della mia vita nei momenti in cui andavo al Peace Stop, questa associazione che si interessa di ragazzi che sono in difficoltà, e passavo il mio pomeriggio con questi ragazzi aiutandoli a svolgere i compiti che gli erano affidati, i compiti pomeridiani. Ecco, credo che questa sia la logica di un cuore che è puro. E allora mi avvio verso la conclusione riprendendo una frase molto bella di Albert Einstein, che diceva: ci sono due modi di vivere la vita, pensare che niente sia miracolo o pensare che ogni cosa sia miracolo. E allora il cuore, un cuore che ovviamente sa donarsi agli altri, ha un cuore che sceglie questa seconda strada. Tutto è miracolo. E in questa ottica noi riconosciamo quanto importante allora il discorso che facevamo di un cuore puro, perché un cuore che è puro, che si sa donare, è un cuore che è pieno di gioia, perché rendendo felici gli altri si rende felici noi stessi, ci rendiamo noi stessi felici. In questa dimensione, allora, accogliamo le testimonianze di Domenico Savio, di Teresa Bracco, ma anche di Willy, trucidato e massacrato da due suoi coetanei che ovviamente hanno usato violenza contro di lui perché voleva difendere il valore della giustizia. Ecco, e quanti altri giovani anche oggi continuano a sacrificare la loro vita per non perdere quei valori che le danno senso. E chiudo completando la frase: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Chi è che vede Dio? Chi ce l'ha nel cuore e chi cerca di vederlo in tutto, lo trova in tutti, lo trova nei fratelli. Ecco, ce lo auguriamo di poter vivere questo cammino di dono che riempie la vita. E allora mi pare bella questa beatitudine del Signore: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Che ci dia il Signore un cuore puro che nasce da uno sguardo limpido. E allora diciamo una preghiera. Alla conclusione di questo momento ci riferiamo a Maria Immacolata, ci affidiamo a lei perché i nostri ragazzi non dimentichino anche questo valore che può dare senso alla loro vita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo concluso, ci ritagliamo ora 10 minuti e ci troviamo tra 10 minuti con le domande che certamente avrete. Grazie dell'ascolto. A tra poco.
Thank you.
Rieccoci, sono arrivate alcune domande, cerco di rispondere a quelle che per ora ho ripreso. La prima domanda, la purezza di cuore è sforzo o è dono? Direi che il cuore è un po' la sorgente del miracolo dell'amore. E quindi se la vita è miracolo, certamente è un forte dono quello del cuore puro. Però è un dono che richiede anche la libertà di accogliere questo dono. Perché una volta che ho scoperto la verità, ecco, mi impegno a vivere della verità che ho scoperto. Quindi un cuore che è educato a scegliere ciò che è vero e lo rende autentico, è un cuore libero. Certamente non è solo sforzo umano. Mi piace ricordare quello che dicevo prima, come il cristianesimo non è una dottrina da praticare, ma è semplicemente una vita da condividere. E la vita non è possesso, è solo un dono che riceviamo, lo dobbiamo solo condividere. Se lo tratteniamo lo perdiamo. E allora in questa ottica è dono in assoluto, ma richiede anche l'impegno della persona, quindi che sa accogliere il dono e lo sa moltiplicare nel bene. Per un credente ovviamente posso sottolineare questo aspetto che per noi credenti è fondamentale, c'è cioè la grazia di Dio. Cioè, la grazia di Dio mi dà la forza di poter essere una persona che ama con un cuore disinteressato, che si dona con grande libertà, che si spende per gli altri perché ovviamente è un dono quello che ho ricevuto, non lo voglio trattenere, non lo voglio possedere, ma lo voglio semplicemente condividere. È in questa dinamica che noi riusciamo allora a vivere la purezza. Che cosa vuol dire questa purezza? Vuol dire che soprattutto l'adolescente ha bisogno di poter fare delle esperienze in cui potersi donare. Quindi quando un adolescente dà problemi, è in difficoltà, si è intristito, ecco, invitatelo a fare momenti di servizio. Può essere un servizio a un compagno, può essere a un bisognoso, a un povero, a un vicino di casa. Ecco, certi atteggiamenti di impegno per gli altri liberano il cuore dall'egoismo, decanta l'egoismo e canta ovviamente l'amore. Cioè emerge allora un cuore puro. Sono dinamiche da coltivare. E per certi aspetti rispondo anche alla seconda domanda, come aiutare i nostri figli a mantenere un cuore puro. Certamente devono vedere, anzitutto in noi adulti, che viviamo le nostre relazioni con un cuore disinteressato nei confronti degli altri, e quindi noi siamo i primi testimoni. Però è importante anche indicargli dei cammini possibili di dono. Di impegno per gli altri e questo setaccia il cuore da tutte quelle impurità che sono proprio il voler sempre trattenere tutto. I nostri ragazzi rischiano di avere un cuore obeso perché hanno troppo, trattengono molto e non riescono poi a condividere quello che hanno. Invece si cresce dando e ovviamente dando si riceve. Hanno bisogno di essere sereni e felici e trovano il piacere molte volte, ma è momentaneo, non li rende felici. Invece un atteggiamento, un comportamento che si sa donare agli altri, certamente è un comportamento che educa un cuore alla purezza. Certamente questi discorsi sono complicati e difficili, perché? Perché il messaggio, e qui rispondo anche alla terza domanda,
I messaggi diversi nelle chat, nei social. Non è di moda avere un cuore puro, è quanto mai vero. Però il cuore può essere spento e quindi sotto un cielo buio, o il cuore può vivere sotto una costellazione di stelle luminose che sono i valori. Vi accennavo prima questo concorso del messaggero. Cosa è importante per me? Mi ha girato l'informazione stamattina una giornalista. È bello, cosa è importante per me? Ecco, quelle costellazioni, quelle luci, quelle stelle in cielo che formano la costellazione del cuore di ogni ragazzo, sono i valori che ovviamente rendono la vita dei nostri ragazzi luminosi. Certamente è un andare controcorrente. E quindi molte volte si è minoranza, molte volte ci sono spinte a omologarsi al così fan tutti, ma io devo, noi dobbiamo educare i ragazzi a quelli che sono i valori, perché quelli sono valori per sempre della persona, al di là del contesto culturale in cui ci si trova. E allora liberare il cuore dei ragazzi da queste sovrastrutture che qualche volta impediscono ai nostri ragazzi di poter vivere un cuore puro. Si trovano a essere soli, si trovano a essere minoranza, si trovano a essere in pochi, certamente è così. Oggi l'esperienza anche credente, lo riconosciamo, è un'esperienza di minoranza. Però ciò non toglie che non ci sia qualità nel vivere il Vangelo e indubbiamente. Allora, l'educazione che noi diamo ai nostri ragazzi, voi e ai vostri figli, è quella di rielaborare quelli che sono i valori che li fanno crescere. Non accontentarsi di quello che è un carpe diem, per assecondare il divertimento e di conseguenza il piacere, ma cercare di coltivare, un cuore che sa rinunciare oggi per costruire domani una vita compiuta, una vita serena, una vita felice. E allora il tempo dell'educazione è anche un tempo di attesa e qui è molto difficile per i nostri ragazzi saper attendere, vivere dei valori che contano, saper attendere per poi donarli in pienezza al momento opportuno. E il momento opportuno è vivere quella vocazione all'amore nei contesti di donazione totale, di vocazione compiuta. È chiaro che il matrimonio è un contesto, la vita consacrata, la vita religiosa, la vita sacerdotale è un altro contesto. Ecco, accompagnarli in questo cammino per potersi far dono in pienezza poi quando arriverà il momento del dono totale della propria vita è per sempre. Ce ne sono altri? Ho Don Marco qui accanto a me. Allora non ci sono altre domande, mi fermo qui. Vi ringrazio della presenza, dell'ascolto. Ovviamente è una condivisione semplice la mia, ma spero che possa essere utile per un po' di riflessione per noi grandi, soprattutto per noi educatori. Grazie. Buon weekend, buona domenica e buona festa dell'Immacolata. Grazie a voi tutti.